Benvenuti a TG360, all'informazione flash a cura della redazione di RT Acquesio. L'Umbria ha perso in 12 mesi 14.000 occupati, e questo il bollettino di guerra emesso ancora una volta dall'Istituto Nazionale di Statistica. Il rapporto dell'Istat fotografa l'andamento del mercato del lavoro italiano, mettendo a confronto il secondo semestre del 2012 con lo stesso periodo del 2013. I dati sono preoccupanti: il numero degli occupati nella regione passa da 370.000 a 356.000, le persone in cerca di occupazione sono cresciute da 37.000 a 41.000 ed infine il tasso di occupazione passa dal 63% al 60,6%. I disoccupati in Umbria sono il 10,4%, nei 12 mesi di riferimento sono aumentati cioè di 1,3 punti percentuali. La disoccupazione a livello nazionale è comunque superiore a quella umbra, 12%, e dal secondo trimestre dell'anno scorso è aumentata dell'1,3%. Lunedì pomeriggio alla Sala Grande del Palazzo della Cornia di Città della Pieve è iniziata la presenza dei membri del comitato promotore dell'iniziativa il programma Eco Green, il più grande progetto creativo mai realizzato in Italia su sostenibilità ambientale, sviluppo economico e creazione di un sistema di rete in grado di coniugarli in modo duraturo. Un progetto che si propone di sviluppare e diffondere coscienza ambientale e cultura in materia di rispetto dell'ecosistema. Con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della provincia di Perugia è un programma basato su azioni concrete rivolte in particolar modo ai giovani, che attraverso la co-creazione e il co-working si propone di individuare in modo condiviso strategie in grado di sviluppare una rete composta da imprese, istituzioni, cittadini e associazioni ambientalistiche che abbia come obiettivo la creazione di valore economico e sociale attraverso il rispetto e la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche locali. Ma è un'esigenza che non nasce oggi, evidentemente, lo si è voluto fare attraverso questo festival, ma anche attraverso tante altre iniziative che verranno. Non siamo ancora né in un punto di partenza, ma neanche in un traguardo di arrivo. C'è molto da fare in questa direzione. Io sono fresca di questa nomina, di cui mi sento molto gratificata, ma anche con tanti oneri da sostenere, evidentemente, perché è un impegno importante per una persona come me, che proviene da una formazione ecologista prima di tutto e che ha anche accettato questa provocazione di questa denominazione di questa associazione Tribute to Green, che sta a rappresentare proprio quel senso, quell'esigenza, quella necessità di fare massa. Le revisioni tariffarie sono state rese necessarie, oltre che per esigenze di riequilibrio economico, anche per l'adeguamento ai criteri fissati dal DPCM dell'11 marzo 2013, che prevede in particolare l'incremento progressivo del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi. Con questi temi la provincia prova a giustificare gli aumenti delle tariffe del trasporto urbano. La provincia tiene a precisare di aver deliberato con l'intento di tutelare le esigenze delle fasce sociali maggiormente colpite dalla crisi, anziani, famiglie con figli in età scolare e pendolari. D'altronde, a fronte di un aumento della tariffa per il biglietto di corsa semplice urbana da 1 euro a 1,30 euro, si è provveduto ad aumentare la validità temporale da 70 minuti a 100, consentendo in tal modo anche la frequentazione dei centri urbani, incluse le zone a traffico limitato. Per quanto riguarda gli abbonamenti, gli aumenti tariffari sono stati incrementati percentualmente in misura minore rispetto al biglietto di corsa semplice, proprio per incentivarne l'utilizzazione sistematica. I biglietti di corsa semplice extraurbana sono validi anche nei centri di destinazione. Dal 2000 vengono condotte su concessione ministeriale annuali campagne di scavo in località Campo della Fiera di Orvieto, cui partecipano studenti universitari italiani e stranieri che apprendono sul campo tecniche di esplorazione archeologica. Dirette dalla professoressa Simonetta Stopponi, sono iniziate a cura dell'Università di Macerata e dal 2009 sono affidate all'Università di Perugia con il sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto. I lavori interessano un'area molto vasta a sud-ovest della Rupe Orvietana, ricchissima di rinvenimenti che si distribuiscono in un periodo di circa 2000 anni, dal VI secolo a.C. alla peste nera del 1348. È stato rinvenuto un santuario etrusco con più edifici sacri collegati da una via sacra larga 9 metri. Il culto è continuato in epoca romana,
con interventi strutturali nell'area più importante del santuario. Interventi successivi alla conquista romana di Orvieto e in seguito anche alla creazione di un impianto termale dettati dalla propaganda di rivitalizzazione di antichi culti voluta dall'imperatore Augusto. Questa mattina sono stati presentati presso la Fondazione Cassa di Risparmio i risultati ottenuti dalla campagna di scavo 2013, reperti di assoluto valore che testimoniano e confermano la presenza del luogo celeste del santuario federale degli Etruschi, il cosiddetto Fanum Voltumne. Certamente questa 14ª campagna di scavo, che è terminata da pochi giorni ed è la quinta che noi finanziamo dal 2009, sta portando dei risultati sempre più importanti. Tant'è vero che il ritrovamento delle strutture e dei reperti che emergono, che tornano alla luce, a detta dei maggiori accademici italiani e stranieri, è l'importanza di questo scavo. Noi siamo molto soddisfatti per i risultati che vanno ad investire tre dei nostri settori di intervento, precisamente quelli rilevanti, che sono l'istruzione, lo sviluppo locale e l'arte e beni culturali in genere. Quindi il finanziamento è stato giusto, continuerà ancora nei prossimi anni e speriamo che finalmente possa portare all'identificazione sicura del Fanum Voltumne qui ad Orvieto. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arezio Acquesio torna puntuale tra un'ora.